Non uguale, ma simile al progetto che discutiamo da anni. Nonostante tutto, è un passo in avanti e di questo davvero siamo felici. La portavoce dell'Associazione Sanità e Vita, Alessandra Cozza, commenta così le proposte dei sindaci di Praiamare e Tortora, Antonio Praticò e Pasquale Lamboia, per il potenziamento del CAPT di Praiamare. Proposte che saranno discusse nell'incontro di oggi tra il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio e il ministro della salute Beatrice Lorenzin. Da quanto abbiamo letto nella proposta che i sindaci hanno redatto da portare a Roma, effettivamente siamo contenti che abbiano preso buona parte di quello che noi avevamo articolato già nel 2013 per Praiamare. C'è una deminuzio per quanto riguarda la rete emergenziale, però già è un primo passo il fatto che i sindaci si siano resi conto che fosse necessario presentare una proposta per il CAPT immediatamente per poter ottenere intanto qualcosa su Praiamare. E l'associazione ribadisce che le istituzioni non devono star lontano dai cittadini. Sanità e vita è per la collaborazione, non per i contrasti. E vorremmo effettivamente che le istituzioni collaborassero con i cittadini, perché tra l'altro noi siamo la voce dei cittadini e tante volte abbiamo visto che le istituzioni sono lontane dalla popolazione e quindi nemmeno si rendono conto, diciamo, di quelle che sono le normali esigenze, o che comunque pensano che viaggiamo su due binari separati quando non è così. Tant'è vero che oggi è un'associazione di cittadini che ha in qualche modo spinto affinché a Roma arrivasse una proposta, altrimenti ancora si parlava del discorso dell'ospedale, che comunque sarebbe la soluzione ottimale, però intanto cerchiamo di fare qualcosa, visto che sono passati 4 anni e che non abbiamo avuto niente.